Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questa nuova lezione del corso di disegno manga di Marionetta Matta. Allora, stiamo al capitolo 3, animali fantastici e come disegnarli. Questa è una lezione di creatività. Nella scorsa lezione abbiamo iniziato a creare il nostro animale fantastico. Oggi lo inseriremo all'interno di una teca e poi alla fine partirà l'esercizio sfida. Così vi spiegherò per bene di che cosa si tratta. Però vorrei cominciare col parlarvi delle action figure. Cosa sono le action figures? Io il mio inglese. Sono praticamente dei modellini in scala di personaggi dei cartoni animati, delle serie TV, dei film, delle star del cinema, della musica, eccetera. Ecco, voi adesso state vedendo un action figure di Perona, il personaggio di One Piece, dovreste conoscerlo tutti, bene o male. Ora, siccome il tema principale di questo anno è proprio creare uno sfondo alle nostre illustrazioni, ho pensato che sarebbe stato carino poter creare una teca all'animale che abbiamo creato nella scorsa lezione. Vi ricordate? Abbiamo preso, diciamo, vari elementi di diversi animali, li abbiamo uniti tra loro e abbiamo creato il nostro animale fantastico, la nostra creatura totalmente inventata. E questo era quello che avevamo fatto la scorsa settimana. Chiaramente è un personaggio senza sfondo, gli abbiamo creato solo una base, questa erbetta, insomma, con un pochino di fumo che esce dalle zampe del personaggio. È giunto il momento di riempire quel bianco che c'è dietro, creando appunto una teca. Faremo una teca di vetro, quindi adesso inizierà il tutorial, buon tutorial, e noi ci vediamo dopo per altre considerazioni e per il lancio dell'esercizio sfida. Bene, la prima cosa da fare per creare una teca sarà quella di creare appunto la forma, che poi successivamente andremo a cancellare. Create uno strato di grigio tutto intorno alla teca, perché quello servirà un pochino da spessore. Il grigio dovrà essere abbastanza sbiadito, insomma, non dovrà essere corposo come colore. Poi con un bianco molto leggero andate a creare due strisce davanti alla creatura per formare un po' gli effetti di luce. Scegliete uno dei due lati della teca e andate a formare un ulteriore strato di grigio. Poi intensificate il grigio nella parte alta della teca perché in questo modo creerete una sorta di controcurva che dà l'effetto del fondo di bottiglia. Riempite la teca con un colore blu molto desaturato, quindi quasi grigio, come vedete, tende un pochino al grigio. Scegliete se inserire questo colore davanti all'animale oppure dietro. Chiaramente, se lo inserirete davanti, i colori dell'animale andranno a sbiadirsi un pochino, eh? L'effetto però sarà sicuramente più credibile. Andate a sfumare poi le punte dei riflessi che avete in giro, insomma, con lo strumento sfumino, e ravvivate le luci dell'animale, qualora avessero perso di intensità. E infine, nella zona dove c'è questa luce, andate a creare un'ulteriore striscia verticale del colore di questa luce. Alla fine potete togliere la forma che abbiamo creato all'inizio, il tratto che abbiamo creato all'inizio, e otterremo la nostra teca. Bene, il tutorial è finito, spero che vi sia stato di aiuto in qualche modo. Questo è il risultato finale. Come vedete, abbiamo inserito il nostro bell'animaletto all'interno di una teca e in questo modo abbiamo simulato un pochettino, insomma, il concetto di action figures. Quindi direi che siamo pronti per poter lanciare l'esercizio sfida. Ed eccoci qui, e che cosa dovrete fare in questo esercizio numero 3? Crea il tuo animale fantastico partendo da due o più animali reali, oppure da elementi o da qualsiasi altra cosa esistente in questo mondo. Questo è un esercizio di creatività, quindi lasciate galoppare la vostra creatività. Scegliete se inserire il vostro animale fantastico all'interno di una teca, così come ho fatto io, oppure se lasciarlo fuori. Però, se lo lascerete fuori, dovrete creare uno sfondo per l'animale, perché come vi ho detto, la teca funge proprio da sfondo per questo esercizio. Quindi, se non disegnate la teca, dovrete disegnare uno sfondo. Come funziona l'esercizio sfida? Allora, la prima cosa da sapere è che svolgendo questo esercizio automaticamente parteciperete alla sfida. La sfida si svolgerà in due tempi. Nel primo tempo i disegni saranno valutati da me, quindi sarò io a scegliere in maniera insindacabile quelli che a mio avviso sono i disegni migliori. Naturalmente utilizzerò dei criteri e saranno la completezza del disegno, la ricchezza dei particolari, la fantasia e la capacità di attrarre, quindi di emozionarmi.
I primi 5 disegni che voterò passeranno il primo turno. Dopodiché entrerete in gioco voi, infatti nel secondo tempo sarete voi a scegliere la classifica, votando nel sondaggio che comparirà all'interno del video che creerò apposta, quello che secondo voi è il miglior disegno in assoluto, quindi l'animale fantastico che più vi piace. In questo modo chiaramente si delineerà in automatico la classifica dall'ultimo al primo classificato. Ricordo per i nuovi come postare le immagini: dovrete essere membri della community di Google Plus Disegniamo Insieme a Marionetta Matta, trovate il link diretto di questa community nelle info del video, postate l'esercizio finito, quindi no work in progress, l'esercizio finito dovrà essere postato nella categoria esercizi del corso, mentre i work in progress dovranno essere inseriti nella categoria mostraci un disegno. La scadenza di questo esercizio è il 14 di maggio, quindi alla mezzanotte del 14 di maggio scadrà ufficialmente l'esercizio e voi lo sapete che quando un esercizio scade non sarà più valido, quindi non sarà più valido ai fini del saggio di fine anno, ma non sarà più valido neanche ai fini della partecipazione di questa sfida. Utilizzate, mi raccomando, importantissimo, utilizzate questo hashtag esercizio sfida 1 e accertatevi che il vostro disegno sia finito all'interno della cartella dell'hashtag, quindi cliccate su quell'hashtag e verificate che il vostro esercizio sia finito all'interno di questa cartella, perché purtroppo a volte Google fa dei papocchi e anche se mettete l'hashtag non ve lo fa vedere. In caso ci fossero dei problemi avvertitemi, mandatemi un messaggio. Guardate, il miglior modo per potermi contattare è quello di inserire un commento all'interno di uno dei miei video, quindi se avete dei problemi tornate su questo video e scrivete in un commento a livello pubblico che il vostro disegno non si vede all'interno della cartella dell'hashtag. Bene, mi sembra di aver detto tutto. Ragazzi, divertitevi, fate galoppare la vostra fantasia, la vostra creatività, perché quella è la cosa più importante. E noi ci vediamo la prossima settimana per altri video. Un bacio a tutti i matti del mondo. Muah!